ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, bentornati nella mia cucina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci divertiremo a preparare insieme una finta pizza a base di zucchine. Per quanto io ami la pizza, io adoro la pizza, la mangerei tutti i giorni, possibilmente pranzo e cena, però mi piace anche sperimentare, provare delle ricette un pochettino più leggere, ma al tempo stesso golose, gustose. Ed è per questo che vi propongo questa finta pizza che ha nella base le zucchine, che però non sarà una pizza vera e propria, il gusto non sarà una pizza, ma più che altro una frittata di zucchine cotta al forno che poi andremo a guarnire e farcire come una pizza. Quindi all'occhio, a livello estetico, ricorderà un po' una pizza. Ovviamente se non avete in casa le zucchine, se non vi piacciono le zucchine, potete utilizzare quello che preferite: carote, patate, zucca, cavolfiori, broccoli, verza. Veramente date libero sfogo alla fantasia. Questa ricetta si adatta molto bene a tantissimi altri tipi di ortaggi, e anzi, se provate anche qualche variante, mi raccomando, fatemi sapere come viene. Direi di iniziare subito. Vado a preparare gli ingredienti e iniziamo. Partiamo dalle zucchine, che vanno grattugiate. Io realizzerò due porzioni, quindi due finte pizze, e utilizzerò quattro zucchine, però come potete vedere non sono molto grandi le mie. Diciamo che vado a utilizzare circa 600-650 grammi di zucchine. Ovviamente io non lo specifico mai, però lo do sempre per scontato: se volete farne una, dimezzate le dosi; se volete farne di più, andate a raddoppiare, eccetera. Lo do sempre per scontato, però è giusto che ogni tanto lo specifico. Vanno grattugiate, io le ho già lavate, le ho già pulite e vanno grattugiate. Io utilizzerò il mio robot da cucina che in un attimo me le grattugia, e dato che ogni tanto mi chiedete quale utilizzo io, questo è il Braun Multi Quick 9. Mi trovo molto bene, questo me l'ha regalato Gigi circa un anno fa, e mi trovo molto bene perché ha sia la ciotola grande che la ciotola piccola. Nella grande si possono inserire delle lame in modo da grattugiare in diversi modi tutto quello che volete. Poi c'è la frusta, c'è il frullatore ad immersione, l'accessorio per fare purè vellutate. Mi trovo veramente molto bene, però chiaramente se non avete un accessorio del genere potete tranquillamente utilizzare lei, la grattugia a mano, utilizzando i fori grandi. Quindi vado a grattugiare le mie zucchine. Parte noiosa è andata, zucchine grattugiate alla perfezione. Scegliete poi voi la dimensione, io le preferisco un po' più grandine in modo che si sentano un pochettino. E adesso arriva una parte veramente molto molto importante, fondamentale per la riuscita di questa ricetta, perché si sa, le zucchine sono tutta acqua e noi dobbiamo cercare di far perdere più acqua possibile in modo da ottenere una base della pizza, della nostra finta pizza, abbastanza asciutta. Quindi che cosa faccio? Prendo una ciotola, eccola qui, vado a mettere il mio scolapasta e verso le zucchine. Aggiungo anche un cucchiaino di sale fino, perché il sale aiuta a rilasciare l'acqua delle zucchine, e le lascio qui per almeno 10 minuti in modo che possano sgocciolare un pochettino. Sono passati circa 15 minuti e come potete vedere c'è del liquido. Io le ho anche strizzate un pochettino, ed è una cosa che vi consiglio di fare in modo da eliminare veramente quanta più acqua possibile. Schiacciatele anche un po' se volete. A questo punto vado a versare le zucchine in un'altra ciotola, senza fare un disastro possibilmente, cioè quello che starò per fare io. Aggiungiamo ancora un pizzichino di sale e poi qualsiasi altra spezia vi piaccia: rosmarino, origano, noce moscata, timo, quello che vi piace insomma. E vado anche ad aggiungere un paio di uova. In realtà inizio con uno per vedere un po' la consistenza. Volendo potete anche renderla ancora più leggera questa finta pizza aggiungendo, anziché le uova intere, gli albumi, la stessa quantità di albumi. O meglio, non la stessa quantità, lo stesso peso, quindi se un uovo pesa 50-60 grammi, di conseguenza andrete ad aggiungere 50-60 grammi di albume. Va bene un uovo, non serve
il secondo, perché altrimenti diventa tutto troppo liquido. Però questa è una cosa che dipende molto dall'umidità delle zucchine, da quanto sono asciutte o al contrario acquose le zucchine, quindi regolatevi un po' di conseguenza. Il composto deve essere bello morbido, sì, bello umido, però non liquido. Adesso aggiungiamo un po' di farina. Io utilizzo la farina di ceci perché a me piace tantissimo, però potete usare quella che preferite, potete usare quella di riso, l'amido, la farina normale, quello che più vi piace. A me piace tantissimo il sapore della farina di ceci, quindi utilizzo questa. Ne ho aggiunto prima un cucchiaio, quindi circa 20 grammi, e adesso ne vado ad aggiungere un altro perché la voglio un pochettino più soda, un po' più densa. Un'altra cosa che aggiungo per addensare, ma anche per dare un po' di sapore, è il formaggio grattugiato. Adesso lo sto pesando così vi dico bene o male la quantità. Sono 20 grammi. Facciamo 20 grammi anche di formaggio grattugiato. L'impasto per la base è pronto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi, meglio se ventilato, così si asciuga bene e fa una bella crosticina in superficie. Io ho già preparato due teglie. Questo è lo stampo della crostata. Le ho già foderate con della carta da forno. Adesso vado a fare le mie basi, che poi inforneremo da sole prima di aggiungere pomodoro e mozzarella, o comunque qualsiasi altra farcitura voi abbiate in mente. Lo spessore della base dipende anche dai vostri gusti e anche la dimensione dello stampo. Questo è uno stampo da crostata, sarà 28 centimetri, quindi verrà più bassa. Se la volete più alta, o fate una teglia sola con questa dose, oppure utilizzate uno stampo più piccolo. Ok, vado a fare anche l'altra. Non ho lo stesso stampo, però insomma poco importa, l'importante è che sia rotondo. Ma volendo potete anche non utilizzare nessuno stampo. Io li uso per avere una linea guida in modo da ottenere un qualcosa di rotondo, però potete anche non utilizzarla. Ok, entrambe le mie basi sono pronte da infornare, forno caldo, ormai si è scaldato, 180 gradi, ventilato per 15-20 minuti o comunque fino a quando si forma una crosticina sui bordi. Sono passati 20 minuti. Adesso vi faccio vedere come risultano le basi. Vedete che si è compattata bene, inizia a sbruciacchiarsi un po' sui bordi, quindi posso tirarla fuori e farcirla per poi infornarla di nuovo. Io ne faccio una margherita, credo, quindi pomodoro. Vado a utilizzare una polpa di pomodoro datterino, che è quella che io utilizzo sempre quando faccio la pizza normale, perché mi piace molto, è un po' dolcina come polpa. Anzi, non è una polpa, è una passata, scusate. E mi piace proprio perché è un po' dolcina. Abbondo col pomodoro perché mi piace bella, bella ricca, però volendola potete fare anche bianca, come una pizza normale praticamente. Quindi potete davvero sbizzarrirvi come volete. Metto anche la mozzarella. Queste sono quelle che trovate al supermercato nei sacchettini. Io l'ho sgocciolata un pochino per evitare che risulti troppo, troppo acquosa e vada poi a bagnare troppo la pizza. Volendo potete usare anche quella che io utilizzo di solito quando faccio la pizza normale, ossia quella a pasta dura, per intenderci tipo il galbanino. Sicuramente quella rilascerà meno acqua, anzi non ne rilascia affatto, quindi volendo quella è l'ideale. Io l'ho finita, quindi utilizzo questa per forza. Ma sapete cosa vi dico? Io aggiungo anche qualche funghetto, perché questa la facciamo con i funghi. Parto sempre con l'idea di farla margherita, poi dopo cambio, aggiungo cose per renderla un pochino più golosa. La prima è pronta da infornare di nuovo, anche la seconda pizza è pronta, questa l'ho fatta margherita ma con l'aggiunta di qualche oliva nera. La prossima volta vorrei provare a fare questa finta pizza però utilizzando anziché le zucchine la zucca. Mi incuriosisce un sacco l'idea della zucca nella base e se provate prima di me mi raccomando fatemi sapere. Ovviamente dovete amare la zucca, io la amo e quindi mi incuriosisce un sacco questa idea. Inforniamo sempre 180 gradi forno ventilato 10 minuti. Ecco le sfornate. Io ho lasciato la carta da forno sotto, anche se l'ho messa sul piatto, perché la mozzarella ha tirato fuori un po' di acqua e se utilizzate quella fresca come me, mi raccomando, fatele raffreddare un attimino prima di tirarle fuori dalla teglia, perché sennò vi viene un po' un disastro.
oppure utilizzate la mozzarella, quella pasta dura. Ne ho preparata un'altra al volo, questa però è più piccina, è piccolina, però un pochettino più alta, non so se si vede, e questa ce la smezziamo io e Gigi come aperitivo e l'ho fatta margherita questa, quindi molto molto semplice, però guardate che carina che è venuta, col fatto che è un pochettino più spessa, ricorda un po' la pizza più focacciosa, e come potete vedere il formaggio non ha tirato fuori acqua come nelle altre due che si stanno raffreddando, e poi riuscirò a togliere la carta da forno perché qui ho utilizzato della scamorza. Detto questo, ragazzi, questo video si è concluso. Io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi dato un'idea sfiziosa per un qualcosa di diverso. Ovviamente non è una pizza, ma è una pizza finta. Vi assicuro che è veramente buonissima, leggera però molto gustosa. Se provate a rifarla, mi raccomando, mandatemi le foto delle vostre creazioni. Io vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video. Ciao!